ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e sono qua in compagnia di tre miei amici Kenderson, Simone e GGBSC. Ciao raga! Potete parlare adesso, potete okay. dire ciao. Abbiamo ragazzi, ciao. Perché gli ho detto di non dire ciao prima ragazzi, abbiamo trovato il distributore ragazzi, nuovo aggiornamento, Kenderson non si metta davanti che non lo vediamo. Guardate ragazzi, questo distributore è un distributore leggendario, perché non so se lo sapete ragazzi, ma i distributori che abbiamo incontrato oggi sono stati suddivisi in raro, epico, non comune e leggendario. Ragazzi, guardate questo. Guardate questo, 500 di mattoni per un fucile a pompa nuovo, 500 di metallo per un caraffone epico e 500 di legna per uno SCAR. Ragazzi, andiamo a prendere la legna, dai. Dimmi. Tieni qua terra. Vai, legna, di brutto. Tieni. Legna, andiamo a fare legna. Oh! E l'hanno già aperto ragazzi, come avete visto, che figata, guardate lo SCAR, balliamo sullo SCAR raga, cioè ma stai scherzando, balla come vuoi, SCAR leggendario ragazzi per 500 di legna, che figata, un altro ballo, la safe, prendiamolo e andiamocene, via, andiamo, ragazzi che figata, e non è l'unico distributore che c'è nella mappa, dovrebbe essercene un altro, vediamo, ragazzi proviamo ad andare al distributore che c'è, no è fuori safe, dobbiamo cercare di raggiungere il marker giallo ragazzi, fa niente per la partita, facciamolo per il video, andiamo. Dobbiamo... In caso poi la possiamo rifare, no? Ma certo, lei non si preoccupi, si concentri sul video. Come si dice, andiamo verso il marker giallo, ragazzi. Dovrebbe esserci un altro distributore vicino ai magazzini. Vediamo se c'è anche in questa partita. Che figata. Giù di prepotenza, ragazzi. Evitiamo tutti i fight, andiamo proprio diretti al marker giallo. È impossibile arrivarci, sinceramente. È impossibile. Però ci proviamo. Chi è che si è preso lo SCAR? A caso... Cosa? Non lo so, volevo andare a capirlo. Infatti ragazzi, dove ho messo il marker giallo, prima abbiamo trovato un altro distributore. Quindi voglio vedere se c'è ancora. Andiamo a vedere, raga, di brutto. Per tutti i ragazzi che ci stanno guardando il video, ragazzi, facciamo per voi. Tagliamo giù via dritti proprio lande, ignorando completamente tutti gli altri giocatori, ragazzi. Sarà una corsa infinita e anche impossibile, tra le altre cose, ma noi ci proviamo. Giù di brutto, verso il marker, speriamo di farcela ragazzi, non lo so, però sono veramente... Ragazzi, voi scrivetemi intanto qua nei commenti come vi sembrano i distributori, vi sembra una bella cosa, vi sembra che siano troppo OP, sinceramente, se devo dire la mia ragazzi, o sono inutili, ditemi un po', secondo me, avendo visto adesso il distributore leggendario, beh, se solo per 500 di legna mi dai uno SCAR leggendario... Sono un po' avvantaggiato, nel senso, cioè potevo capire, giusto o no ragazzi? Sì. Cioè io, a parte che era la prima volta che mi capitava di vedere uno SCAR leggendario, cioè un distributore leggendario, ma poi... Anche a me. Ci stava, cioè oggi nelle partite... Xuder, però... Dimmi. Io vorrei vincere pure perché non ho mai fatto una vittoria reale. Lei stia tranquillo che lei verrà visto da migliaia di persone. Non si preoccupi. Porca miseriaccia. Come si dice, c'erano anche dei distributori, uno blu e uno verde, ragazzi, che in realtà davano cose un pochettino più oneste, tra virgolette. Cioè, per 200 di legna, l'avevamo già visto, per 200 di legna ci davano... balestrano, raga, che sta balestrando? Ok, spero che non sia nessuno di voi che stia balestrando. Dove c'è il distributore? Io sto andando verso il distributore, ragazzi. Abbiamo visto che ci davano... Anch'io. Ah, pure la safe. Siamo in safe. Anche la safe abbiamo. Siamo Buona. In safe, raga. Siamo messi bene. Dobbiamo solo correre di brutto, sperando di non incontrare nessuno. È l'unica cosa che dobbiamo sperare, ma credo che a corso commercio sarà veramente difficile non incontrare gente. Devo assolutamente arrivare al distributore, raga. Lo voglio troppo vedere. Bravo. È proprio lì, Simone. È proprio lì il distributore. Ce la stavo dicendo ragazzi, cioè la cosa che comunque è stata più onesta, cioè i distributori, quelli che hanno quelli comuni o quelli rari addirittura, per 200-300 di legna o di metallo o di pietra,
danno, come si dice, dei fucili a pompa, magari rari, danno, hanno provato a dare, come si dice, degli AR sempre rari, cioè uno Scar leggendario, ci può stare la pozione, cioè lo shield gigante, ci può anche stare, raga, non è quello, nel senso, uno si vuole curare, ma minchia, lo Scar leggendario è tanta roba, manca solo che ti danno il fucile, il missile guidato nuovo. Sono davanti a noi a nord. Devo ignorarli assolutamente. Devo cercare di ignorarli assolutamente. Non sparatemi, vi prego. Devo andare al distributore io. Non sparatemi, lasciatemi stare. Sono quasi arrivato al distributore. Devo vedere se ce la faccio, ragazzi. Dai, ci siamo quasi. Lo Xudre se la scappa, se la fila via di brutto. Scusatemi, grazie Kenderson. Vai tra. Dobbiamo cercare di raggiungere il distributore per i nostri ragazzi che stanno guardando. Poi alla peggio la andremo a rifare. Dai. Tranquillo. Ah, io sono tranquillissimo. Kenderson, GG, non preoccupatevi. Siete morti per la patria. Vai che andiamo. Dovrebbe essere qua. Dovrebbe essere qua un distributore. O forse no. Aspetta. C'è gente che sta buildando qua però, raga. Forse a sinistra, Xyuden. Mi sa di sì. Dietro di te, sta pushando. Sì, no. Purtroppo c'era poco da fare, non sono riuscito a vederlo. C'era un altro team. Bad sì. Eccolo il distributore. Eccolo. Devo arrivarci. Devo farvelo vedere, ragazzi, anche se ci arrivo a gattoni. Eccolo il distributore verde. Guardate, io da qua lo vedo. 200 di legna, no. vi dava il kit, 200 di pietra, vi dava lo scildino e 200 di metallo, non me lo ricordo. Va bene, ragazzi, va bene. Caccia. Intanto, cosa? Il fucile da caccia gli dava qua. Ah, il fucile da caccia, può essere. Eccolo lì, ragazzi. Guarda che ce lo fa vedere. Fucile da caccia con 200. Spettacolo. Beh, ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questi distributori che sono... Vediamo se questo lo usa. Vediamo se lo usa o no, non lo usa. Cosa ne pensate, ragazzi, di questi distributori che sono stati implementati su Fortnite? Ma perché? Fatemelo sapere qua sotto! Noi ci vediamo presto! Ciao!